and welcome to this wonderful 39th edition of the PIF, which is the International Accordion Prize here in Castel Fidardo. Un'edizione che quest'anno ha richiamato concorrenti provenienti da 26 nazioni. So we have contestants from 26 different countries this year. La manifestazione è organizzata dall'assessorato alla cultura del comune di Castelfidardo e dalla locale Prologo, con il patrocinio della Regione Marche, la collaborazione della Camera di Commercio di Ancona, Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto e delle ditte produttrici di fisarmoniche e delle aziende del territorio. So this event is organized with the help of the Cultural Office of the Comune di Castelfidardo and also the Tourist Office, and with much help also from the Regione Marche and the collaboration of many other wonderful organizers, and including, of course, your very own accordion people here in Castelfidardo. Allora, la giornata di oggi è stata dedicata ad una nuova sezione del PIF, la sezione World Music. Today's events were dedicated to the World Music section. It's a new category this year in the PIF. Le categorie in questione sono due: la categoria N, riservata ai solisti, e la categoria O, riservata ai gruppi. So the two categories are N and O, soloists in category N and groups in category O. Allora, diamo subito inizio alla premiazione chiamando sul palco il sindaco di Castelfidardo, Mirko Soprani. So welcome the mayor of Castelfidardo, Mirko Soprani. E anche, buonasera, è anche il direttore del Festival Internazionale Sette Soj, Sette Luoj, Marco Abbondanza. The director of the International Festival Sette Soj, Sette Luoj, which means seven suns and seven moons, if I'm correct. Allora, perché da quest'anno il PIF di Castelfidardo collabora con importanti istituzioni internazionali, tra cui questo evento che organizza Marco Abbondanza? E quest'anno si occupa di musica anche per offrire ai concorrenti anche altre opportunità professionali. So this year the PIF has decided to join forces with other directors from other organizations such as Marco Abbondanza in order to give special, say, more opportunities to the participants also in their professional life. So, we'll begin. Allora, cominciamo. Il terzo classificato della categoria N, solisti di World Music, è Gonzalo Guerrero dal Portogallo. Ha già ritirato il premio, e il premio, devo dire, è la medaglia artistica più il diploma. So the third place in the category N for World Music Soloists was Gonzalo Guerrero from Portugal. He is not here with us right now, but he's already taken his prize home, which is an artistic medallion and also a diploma. Il secondo classificato è Mahatma Costa del Brasile. Second prize, Mahatma Costa from Brazil. He also takes home with him a medaglia artistica, an artistic medal, and also a diploma. Per solisti di World Music, Gonzalo Guerrero, dal Portogallo. Gonzalo Guerrero, the winner of the third prize in the soloist World Music category, who sneakily made his way up here on stage. Della categoria N,
solisti di world music, vincitore del premio Rivelazione Sette Soish Sette Luash, è Marco Pomanti, italiano! The winner, the first prize, Marco Pomanti, from Italy. Bravo, congratulazioni. E lui vince la medaglia artistica più un diploma e anche una borsa di studio di 400 euro. Musicale internazionale insieme ad altri musicisti provenienti da altri paesi del Mediterraneo, che verrà realizzata nella primavera del 2015 in Portogallo e poi percorrerà alcuni dei paesi dove si realizza il festival, quindi anche in Italia, in Spagna, in Marocco, e quindi sarà un'esperienza anche per conoscere altri maestri di altri paesi mediterranei. Well, in a very short translation, there's a lot going on. Marco will have the opportunity, this Marco will have the opportunity to play and learn from many other fantastic teachers in other parts of the Mediterranean, in the seven nations which belong to the festival Sette Soish, Sette Luash. So it's a wonderful opportunity for you. And now let's have a listen to Marco Pomanti. Ascoltiamo allora suonare Marco.